Ok, you are live. Bene. Buonasera a tutti, come state? Ciao, aspettiamo un attimino che comincino ad arrivare le persone e cominceremo la nostra serata. Che bello che siamo ancora una volta in diretta. Sarà sempre interessante perché ho sempre ospiti speciali per voi. Buonasera, vedo che ti stanno arrivando qualche spettatore, sì, molto bene. Adesso se mi scrivete, per favore, se mi sentite, vedete. Ok, fantastico. Buonasera a tutti, ma che bello che stasera siamo di nuovo tutti quanti insieme e stasera ho ospite speciale per voi. Tante persone lo conoscete già perché è il relatore del Bridges of Light. Abbiamo anche un'amicizia che abbiamo stretto con Paolo. Paolo Tola, ecco, carissimo, che bello vederti. Ti ringrazio tantissimo che sei stato così gentile di accettare il mio invito perché tratteremo un tema interessante. Saluto pure i vostri spettatori, Paolo. Bene, allora buonasera a tutti, benvenuti a tutti a questo appuntamento di conoscenza. Grazie a te, Slavi, che abbiamo avuto subito una bellissima risonanza appena ci siamo conosciuti, ci siamo riconosciuti e ci siamo percepiti. E nonostante brevissimi contatti, ecco, è come se ci conoscessimo veramente da tempo immemore. E questa è una cosa È molto vero. bella. È una cosa? Molto, molto bella il fatto che È abbiamo, vero. che le nostre anime si sono riconosciute subito, hanno riconosciuto un cammino comunque comune, sia di crescita, di apprendimento attraverso la spiritualità e nello stesso contempo di trasmissione della nostra conoscenza agli altri. Questo È vero. riempie il sorriso, ecco. Ci siamo conosciuti proprio in un momento un po' particolare, okay? A Pescara ci siamo viste al mare, che bello. Sì, mi ricordo, mi ricordo. Intanto, scusami Paolo, saluto i nostri spettatori perché qui riesco a vedere i nomi con il telefonino, perciò scusate. Allora, chi vedo? Cinzia, Dani, Mariella, Graziella, Osvaldo, ciao, Mina, Monica, Lucia, che bello che siete tutti qua. Anna Frezza, Anna Gordova, Felice, oh, Stefania, ciao Stefania Masella, ciao, Silvana, Jennifer, wow, quante persone, che bello. Allora, stasera il tema è dei registri akashici, perché Paolo è un maestro spirituale che fa delle iniziazioni nei registri akashici, fa delle consulenze, ovviamente, ma oltre ai registri fa anche tante altre cose, come per esempio pranoterapeuta, è un medium perché lavora anche con la medianità, che sposa molto bene con il tema che di solito trattiamo, perché lo so che qui ci sono tante persone molto curiose anche su quell'argomento. Poi mi sa che fai anche delle carte interessantissime, fai la cartomanzia in modo molto particolare e poi ovviamente sei presidente del tuo centro olistico che si chiama San Germain ad Ascona, giusto? Giusto ad Ancona, sì. Ancora, sì, ok, perfetto. Paolo, ci puoi spiegare per favore che cosa sono registri akashici? Perché ho incontrato moltissime persone che non lo sanno che cos'è. Bene, allora, i registri akashici sono i libri della vita. Sono tutti quegli aspetti, che riguardano non solo l'essere umano, perché i libri akashici si occupano, il libro della vita, anche di tutte le cose che esistono, sia di tutti gli avvenimenti, sia di tutti gli eventi, e ci vanno a spiegare nel profondo il perché di tutte le situazioni che sia viviamo come esseri umani, ma anche come popoli.
come genere umano, come fratelli delle stelle. Diciamo che quando vogliamo accedere a delle informazioni non solo di superficie, ma vogliamo entrare in profondità e avere una lettura di 360 gradi per quanto riguarda qualsiasi tipo di argomento che riguardi sia la nostra vita, ma sia anche la vita di un minerale, di un cristallo, di un animale, il perché dei nostri incontri, il perché di tante tante cose, insomma, che ci riguardano e che sentiamo nel profondo che dobbiamo approfondire. Interessante. Scusami, subito una domanda. Ma registri akashici possono somigliare un po' al campo informativo dell'universo che contiene tutte le informazioni su quello che esiste sul nostro pianeta, sull'umanità, su ognuno di noi, come fosse una sua casella personale delle informazioni? Sì, diciamo metaforicamente parlando, facendo un aneddoto, un esempio molto semplice, tanto Matrix l'abbiamo visto tutti quanti, no? Abbiamo visto quando Neo si connetteva e dall'alto gli mandavano le informazioni. Per cui il campo akashico altro non è che il grande libro ecco, la grande biblioteca, quella che vedo alle tue spalle, la grande biblioteca dell'Akasha, contiene tutte le informazioni necessarie che portano l'essere umano ad uno stadio di evoluzione di conoscenza superiore, cioè gli permette questa serie di informazioni con lo sviluppo della propria coscienza di accedervi sempre di più. È una scalinata, diciamo. Ecco perché quando in questo caso, tra virgolette, l'allievo diventa è pronto, il maestro arriva. In questo caso arriva l'apertura della conoscenza delle informazioni. Quando l'essere umano sviluppa uno stato di consapevolezza e di coscienza superiore al piano del 3D, inizia ad entrare, ad avvicinarsi alla quinta dimensione. Allora è lì in automatico già è preparato per accedere a questo campo di informazioni. Chiaramente, però, per avere un accesso molto profondo, molto costante, bisogna fare l'iniziazione alla lettura dei registri akashici con tanta preparazione, con tanta volontà, con tanto esercizio e con tanta pratica, ma soprattutto con tanta spiritualità e con grande, grande cuore aperto e amore incondizionato. Questi, diciamo, sono gli elementi per percorrere questa via suprema di conoscenza. Questa via suprema di conoscenza permette alla persona che ha l'accesso attraverso l'iniziazione di iniziare a lavorare su se stesso, per cui direttamente lavora con i maestri che permettono il tipo di informazione che deve ricevere, che chiede l'anima della persona, perché non è più solo una questione di mente, di chiedere le cose, ma è proprio un sentire profondo che porta poi a chiedere le soluzioni attraverso l'apertura dei libri, della Kasha. Ti faccio subito una domanda riguardo l'iniziazione. Sta chiedendo, Jennifer, sta chiedendo, le iniziazioni si possono fare anche online o a distanza? No, no, no. Mi dispiace, su questo punto personalmente, allora ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma personalmente sono molto rigido su questo punto. Ritengo che un corso di iniziazione vada fatto in presenza, anche perché l'iniziazione che io faccio la faccio con l'aiuto attraverso
l'energia del mio spirito guida. Questo per quanto riguarda il mio modo di agire e la mia persona, per cui ho tutta una tipologia di preparazione della persona con i tempi che ci vogliono e comunque la persona va seguita molto molto bene. Molto Ti posso molto subito bene. Dimmi. fare una domanda? Scusami, perché Dimmi. sia in me crescono le domande che anche i nostri spettatori sono molto curiose, ma se lavori con la guida, bisogna fare iniziazione, deve essere ispirato, ma si può paragonare sia iniziazione che anche lettura dei registri una specie di canalizzazione, come channeling? Allora, come dicevamo prima, Slavi, prima della connessione, quando innanzitutto una persona che arriva con il desiderio di fare l'iniziazione alla lettura dei registri akashici, solitamente ha già le qualità extrasensoriali un po' sviluppate, d'accordo? Quando noi intraprendiamo dal momento dell'iniziazione il percorso di lettore, lettrice di registri akashici, iniziamo innanzitutto ad avere uno sviluppo molto potente di tutte le facoltà extrasensoriali, per cui tutto ciò che riguarda il channeling, la medianità, la sensitività, la chiaroveggenza, la chiaro percezione e così via. Qual è la differenza, come dicevamo prima, tra tutte queste facoltà e l'interagire direttamente con lo strumento sacro del canale di luce che poi viene aperto per la connessione con i registri akashici? La differenza sta nel fatto che giorno dopo giorno, attraverso la pratica, questa connessione di energia vibrazionale diviene sempre più potente, sempre più costante. Non è che io oggi ti faccio l'iniziazione e tu già domani sei perfettamente un lettore dei registri akashici. C'è prima un tempo di preparazione, di adeguamento con le energie della biblioteca akashica, che va crescendo costantemente giorno dopo giorno, sino a divenire uno con tutto ciò che è l'informazione akashica. Per cui dal momento che si arriva poi alla preparazione finale, al risultato finale, si ha direttamente la connessione con l'informazione da trasmettere. Per cui vi è una grande apertura della chiaroveggenza e attraverso poi tutti i canali che si sono sviluppati in contemporanea con la pratica, la crescita, la costanza e la volontà, perché ci vuole studio, ci vuole preparazione, ci vuole costanza e buona volontà. Talvolta viene qualcuno a fare i corsi, poi anche tu li fai, che dice: ecco, oggi vado a fare il corso di medianità, domani sono medium. No, non è come andiamo Sì. al ristorante, abbiamo mangiato il pesce, siamo soddisfatti e via. No, ci vuole, insomma, ci vuole veramente quel sentire profondo dell'anima che ti fa avere quella comprensione del perché vai ad accedere ad uno strumento così importante. Poi sta al maestro di iniziazione valutare se è il caso di darti accesso a uno strumento così sacro. È chiaro? Perché non è che tutti quelli che vengono gli si dice: ah sì, va bene, basta che paghi, allora no, 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 Certo. no. Ma qui c'è una Sì. grandissima responsabilità nell'utilizzo di questo strumento. Cioè ci si affaccia con purezza, con grande apertura di cuore, con grande sensibilità, con grande spiritualità, ma soprattutto con la consapevolezza che questo strumento realmente, come tanti altri strumenti, può veramente aiutare le persone
ad un cambiamento ed un'evoluzione molto rapida per quanto riguarda il proprio percorso spirituale. Allora, grazie, molto interessante, molto interessante. Ci sono diverse domande, Paolo, che cerchiamo di rispondere. Andrea Ok. sta chiedendo, l'Akasha sarebbe l'etere, il quinto elemento? Allora, diciamo che l'Akasha è l'informazione contenuta nell'etere, va bene? L'Akasha è una dimensione di informazioni a cui ci si accede a secondo del livello di coscienza che si è raggiunti, va bene? Cioè noi possiamo accedere a tutti i livelli di informazione a secondo della nostra crescita spirituale. Ok. Sì. Giusy sta chiedendo, si può leggere e studiare qualcosa a riguardo per essere certe che sia la strada giusta? E innanzitutto la strada giusta la senti dentro. Poi se sei portato a leggere un qualcosa di specifico, che sia questa tematica o che sia qualsiasi altra tematica, già il fatto che lo fai ti dice che stai facendo la cosa giusta. Certo. E come ti sei avvicinato a registri akashici? Tu da solo, come hai trovato tu la tua strada? Ah, allora io perché avendo il centro olistico proponevo tante tematiche e ad un certo punto, nel campo olistico, ho proposto anche il corso di registri akashici che non tenevo io, ma lo teneva un'altra maestra di iniziazione dove abbiamo fatto un bellissimo percorso, iniziato tantissime persone, lei ha iniziato. Tutte queste persone la ringrazio tantissimo perché è stato bellissimo. Senza di lei non avrei avuto uno, tre, ce n'ho. Adesso sto di cuore dietro, per cui non Sentiamo. garantisco l'umidità del telefono. E poi a un certo punto, parlando con il mio maestro, la mia guida, l'amato Saint Germain. Abbiamo convenuto che era il momento di, ti riporto le sue parole, di passare da spettatore ad attore protagonista, perché Bello. comincio a sentire molto forte proprio, i registri akashici, per cui ho chiesto al mio signore, all'amato Saint Germain, e lui Bello. mi ha rassicurato. Naturalmente ho fatto anche il corso di maestria, ho preso la maestria perché giustamente su questo piano dobbiamo anche fare questo, no? Seppur Giusto. l'amato Saint Germain mi aveva già assicurato che insomma, insieme a lui potevamo iniziare le persone. Per cui diciamo Bella storia. utilizziamo sia l'iniziazione fatta, ricevuta come maestria dalla mia maestra terrena, più l'energia dell'amato Saint Germain per iniziare le persone. Bello, bellissimo. Molto Jennifer sta bello. chiedendo. Sono stato molto contento quella mattina di Ah, questa comunicazione. ci Mi credo. sono proprio impressa nel cuore, guarda, le sue Ci parole mi sono credo. rimaste. Sì. Evviva. Jennifer sta chiedendo se i registri akashici sono collegati alle 14 leggi universali. Ma i registri akashici, forse le 14 leggi universali sono legate e collegate ai registri akashici, se, perché i registri akashici sono una cosa molto, molto grande che comprendono. Insomma, tanto, tanto, tanto. Ecco. Bene, Emanuele sta chiedendo, teoricamente chi ha accesso ai registri potrebbe vedere il futuro prossimo o lontano dell'umanità? Potrebbe conoscere qualsiasi cosa, egli voglia? O ci sono limitazioni alla
consultazione posti da entità superiori di controllo. Oh, molto interessante. Adesso mi ripeti le tre domande una per volta, però. Vai la Ok, prima. prima domanda. Prima, teoricamente chi ha accesso ai registri potrebbe vedere futuro prossimo o lontano dell'umanità? Questo sì, ce ne dà prova l'amato Gesù il Cristo con tutte le sue profezie, fra cui quella che stiamo vivendo adesso, che è la profezia dell'inizio dell'Apocalisse, no? E, se vogliamo, anche un'altra profezia sua, cioè, e quando voi riceverete messaggi dal cielo, saprete che il mio ritorno è vicino, no? E questo vuol dire che lo stiamo vedendo in questi 30 anni, quanto il mondo è aperto alla ricettività dei messaggi dall'altra parte del velo, così come noi lo chiamiamo. Oppure i grandi iniziati, se vogliamo, visione del futuro, poi portata nel presente con tanti visionari, no? Come Leonardo da Vinci che ha fatto gli aerei in quel tempo, i treni. Però la domanda specifica era, ti rispondo forse anche alla terza domanda, che vuol dire sì, ma devi avere veramente una vibrazione veramente altissima per poter accedere agli avvenimenti che devono per forza di cosa succedere nell'umanità. Ci sono degli avvenimenti che non possiamo evitare né noi esseri umani, perché li abbiamo decisi noi con il libero arbitrio della nostra anima prima di incarnarci, né i popoli, perché c'è il karma del popolo, per cui c'è il registro akashico del popolo. Facciamo un esempio: adesso in questo momento, se apriamo i registri akashici dell'umanità, tutta l'umanità ha deciso di partecipare a questo salto quantico che sta avvenendo attraverso tutto ciò, quello che sta attraversando l'umanità, no? Con l'ultima, diciamo, l'ultima battaglia da parte dell'ombra, con tutto quello che stanno creando, insomma. Certo. E poi ripetimi la seconda domanda. La seconda domanda è se potrebbe conoscere qualsiasi cosa egli voglia. Allora, io credo che se vi è purezza di intento, e questa è la chiave, la purezza di intento viene premiata, così parlano le nostre sacrissime, sacre entità, ok? Se vi è purezza di intento, direi di sì. Ma deve essere di una limpidezza unica. Facciamo un esempio. Se io chiedo dov'è la pietra filosofale, aprendo i registri akashici, d'accordo? Non è proprio detto che mi venga data l'indicazione esatta, mi verrà data un'indicazione generica. Qui c'è un perché, va bene? C'è un perché. Quella pietra ha un potere talmente elevato che è consentita la vicinanza solo a determinati maestri di una levatura che io mi posso, fra 100 vite che mi incarnerò, magari mi ci avvicinerò. Non so se mi sono spiegato. L'arca dell'alleanza, io posso sapere, apro i registri. Posso avere molte informazioni, ne ho avute tante, ma se io chiedo, mi è concesso nel libro della mia vita avvicinarmi a 3 metri dall'arca dell'alleanza? No, perché ci sono delle leggi. Va bene? Ho Non capito. so se Perciò ho spiegato. ci sono delle entità che possono controllare il flusso delle informazioni che arrivano dalla cascia a un essere umano.
per non esagerare nel rubare delle informazioni. Sì, diciamo che a prescindere le controllano perché proteggono il canale di luce, che permette questo flusso di informazioni. Per cui questo vuol dire che ogni qualvolta ci si prepara ad entrare nella cache, si entra nella cascia, entriamo in un pilastro di luce cristico che non permette che vi sia disinformazione. È chiaro? Ecco perché chi si prepara a questo tipo di approccio deve comunque avere quotidianamente una determinata centratura, una determinata energia interiore, che deve essere sempre un'energia di amore, possibilmente. Ok? Certo. Noi salutiamo ancora tantissime persone che ci sono unite. Vedo Gianna Marino, Anna, grazie di auguri, essere qui. auguri, Sì, auguri. sì, carissima. Poi Maria, tra l'altro, Maria Vittoria sta chiedendo se magari non è un segreto chi è stata la tua maestra. Allora, la mia maestra di iniziazione, cioè, Credo di sì, da chi hai allora, la imparato, chi hai nominato. Allora, cioè, come è nato l'approccio con la maestra che veniva a fare i registri da me No, o ha la chiesto maestra solo mi ha il nome, iniziato? ha chiesto soltanto chi ti ha insegnato fare i registri. Non lo so, una domanda. Ah, allora, con chi ho fatto il corso io del Sì. registro Akashic? Ah, allora, io il corso l'ho fatto con la splendida Rosa Mura. Ok, grazie. Allora, ancora una domanda interessante. Katia Franchini, ciao Katia, sta chiedendo, no, non è lei, argomento interessante. No, Andrea sta chiedendo, quando saremo trapassati, potremo consultare questi registri? Io penserei intanto a Vive la vita e se possibile a iniziare a consultarli in vita, insomma, quando siamo trapassati assolutamente sì, perché quando trapassiamo noi vediamo tutta la nostra vita, noi abbiamo accesso a tutto quando siamo dall'altra parte, perché dall'altra parte non abbiamo nessun tipo di limitazione. Ovvero facciamo un percorso di tot mesi, anni, quelli che servono per giungere a quello stato di non giudizio perfetto che poi ci permette di avere quella visione lucidissima di ciò che è il cammino della nostra anima da incarnazione a incarnazione nel suo proseguimento, chiaramente coadiuvati e aiutati da tutti gli esseri di luce che ci sostengono nel cammino da sempre, da oggi e nel domani, insomma. Siamo molto, Adesso molto aiutati, molto più di quello che si pensa, insomma. la mia domanda, visto che Vai. fai anche la medianità, visto che fai anche la medianità, registri akashici ti possono aiutare a fare una connessione verso, non so, la memoria di un trapassato stesso? Come funziona se lo fai? Allora, ripetimi la domanda, Slavi, un attimo, non ho Allora, capito. la domanda è, tu fai la medianità Sì. anche, ok? Non Fai sono registri. bravo come te, ma lì sei, Vabbè, ecco. guarda, allora, la mia domanda, la curiosità, visto che a me piace moltissimo sposare diverse tecniche, tu, per Ok, esempio, allora, facendo la guarda. medianità, usi registri? Allora, se ho capito bene, ad esempio, quando solitamente apro i registri akashici a qualcuno, in contemporanea, perché vabbè, quando fai l'apertura dei registri, solitamente ti pongono delle domande, va bene? E uno risponde a queste domande. Poi, quando inizi a interagire con la persona, talvolta capita di avere un contatto o comunque medianico, e se arriva perché proprio il momento che quel contatto deve esserci,
che può essere legato alla lettura del registro akashico, oppure il fatto che la persona sia venuta a fare i registri akashici in realtà era più importante poi avere il contatto medianico della lettura del registro akashico. Alla fine, comunque, le due cose sono utilissime. Non so se ho reso l'idea. Faccio un Sì. esempio. Allora, ho fatto un contatto con una ragazza brasiliana che vive negli Stati Uniti. Cioè abbiamo fatto una lettura dei registri akashici, li ho fatto a distanza, ma a un certo punto, mentre gli leggevo i registri, dico: guarda, io sento forte forte la presenza di due bambini che stanno giocando, due angioletti bambini, ma in modo particolare vedo l'angelo bambina che sorride tanto e preme tanto, no? E lei inizia a piangere, povera Stella, a piangere perché era una bimba, la bimba sua che insomma ha un'età di 5-6 anni, credo, poi era volata in cielo, no? Come si suol dire. Per cui le cose sono sempre interessanti. Connesse, diciamo, ecco, cioè Sì, non è che possiamo fare una decisione. ma posso Io comunque fare ancora una domanda che mi interessa sempre in quel ramo. Perché magari sbaglio, visto che io con registri akashici non è che ho a che fare, però ho ben presente cosa vuol dire campo informativo dell'universo. Perciò, meno male, lavoro lateralmente, non registri, no, però la domanda, visto che nel campo informativo dell'universo esistono le informazioni su tutto ciò che c'era, che c'è adesso e ciò che arriverà dal futuro. Perciò ok. se esisteva una persona che dopo è trapassata, su questa persona esistono ancora informazioni nel campo informativo dell'universo, che c'era questa persona, come ha vissuto, come era fatto. Non è che c'è un rischio, aprendo la porta verso registri akashici che ci portano informazioni, non avere vicino il trapassato, ma ricevere soltanto informazione del suo vissuto. Tu come senti questa differenza? C'è proprio la presenza, visto che stiamo parlando comunque di due cose un po' diverse, o ricevi informazioni? Ah no, ok, no, ricevi informazioni perché tu fai un'apertura dei registri akashici, non fai un contatto medianico, tu apri il libro del registro akashico della persona trapassata, va bene? Adesso è Hai posto chiaro. una domanda interessante, diciamo che va comunque sia un accesso, solitamente quando si fa una lettura dei registri akashici, diciamo tu la puoi fare solo con la persona che hai di fronte, no? Questo per far capire una cosa. Non è che se arriva una persona da me e mi dice: mi apri i libri di Tizio e Caio? No, questo no, perché c'è un vincolo di sacralità. Mi può chiedere: qual è l'incontro karmico con questa persona? Qual è la lezione che devo apprendere? Queste cose sì. In questo caso, diciamo, io qua, dovessi fare un'apertura dei registri di una persona trapassata, lo devo sempre fare con non per quella mera curiosità, ma perché ci deve essere un approccio di una conoscenza superiore, va bene? Molto interessante. Scusa, era proprio una cosa che dovevo vedere questa differenza. Certo, Interessante. Ti ringrazio. Allora, mi chiedono cosa si può chiedere in un consulto? Che temi è possibile trattare? Vengo per esempio io da te, ti chiedo di farmi registri akashici, ma che cosa posso chiederti? Su che cosa? Su quale ambito della mia vita? chiedere la prima cosa perché ci siamo incontrati, Slavi.
Facciamo così, Ok. vieni e io ti apro i registri, facciamo così. Oppure sei tu che mi devi chiedere, sei tu quella la persona che ha delle domande da fare, no? E ognuno chiede, credo che la domanda più importante da porre e che va posta, è anche la più bella, è qual è il motivo per cui io sono qui in questo pianeta? Qual è il mio posto nel mondo? Quali sono i doni della mia anima che sto portando all'umanità? Va bene? Queste, diciamo, sono le domande un po' più Di primarie. alto Poi... livello, diciamo, però qualcosa di personale. Per esempio, sei un controamore della mia vita. Se tu lo incontri l'amore, tu già ce l'hai l'amore della tua vita. Sì, però no, sto dicendo in generale, ho una domanda. Se io dico io, però qualsiasi persona Sì, ti può chiedere. una persona può chiedere, chiaramente incontrerò cosa è scritto nel libro della mia vita a riguardo delle mie relazioni di amore e poi apriamo il libro, vediamo l'anima che cosa ha scelto di fare durante il percorso su questo piano terreno. Certo, Se è deve molto cambiare, interessante. deve ricevere, capito? Se deve comprendere. E tante tante dinamiche, tante varianti, però poi per ognuno c'è una risposta. Cioè, come ti dicevo prima, è molto diverso l'approccio di un consulto con i registri akashici, senza nulla togliere a nessun'altra forma di informazione che ci arriva, che sia channeling, che sia medianità, che sia uno strumento terreno come le carte o la ceromanzia o i cristalli o qualsiasi cosa, insomma, è uno strumento per ricevere delle informazioni un po' più sostanziose per l'anima. Ecco, poi noi siamo Molto bene, però non tutte le persone hanno bisogno il cibo per l'anima, tante vogliono avere proprio le risposte concrete, terra a terra, fai questo, fai quello, è meglio che tu vai lì, meglio che studi questo. Perciò ci sono anche delle risposte così concrete, con istruzioni? Ma volendo sì, però diciamo con l'apertura del registro andiamo a vedere da un punto di vista maggiore quella situazione, ok? Tu ad esempio fammi un esempio di una domanda terra terra. Facciamo un esempio. Ok, devo vendere la casa, riesco? A quanto Ok. devo vendere la casa? Se troverò un agente immobiliare giusto. Ok, allora il concetto non è il fatto di vendere la casa, se trovi è perché stai vendendo la casa? Perché la tua anima chiede un trasloco da un'altra parte? Perché la tua anima ti sta trattenendo e non sta facendo vendere la casa o non ti fa trovare l'agente immobiliare? Entriamo in una serie un pochino, di una visione un po' più ampia della questione. Ok? Ah, molto interessante. Questo è interessante. Mi stanno chiedendo, Emanuele sta chiedendo, ma quando hai accesso ai registri, sei in trance, in meditazione, come fai? Oh, bella domanda, la stavo aspettando perché sapevo già che stava per arrivare. A me queste cose mi piacciono da morire. Ok. Sì, mi piacciono. Allora, praticamente, questo è molto importante, Slavi. È molto importante perché, come ho detto prima, vi è una preparazione giornaliera, che viene fatta magari prima. 7 giorni, 10 giorni per 15-20 minuti, poi aumentiamo. E questo perché? Innanzitutto si fa una determinata preparazione di meditazione, poi si inizia a visualizzare, ad entrare nel pilastro di luce cristico attraverso il decreto di apertura. E in quello stesso momento, io faccio meditazioni di tutti i generi da tanti anni,
inizia ad arrivare un'energia, proprio tu senti un'energia molto potente, la senti proprio a livello di peso su di te. E non essendo noi abituati, dobbiamo abituarci, come dicevo prima, a questa nuova energia. Per cui i primi giorni, le prime settimane, diciamo che ci può essere molta stanchezza, ci può essere spossatezza, ci può essere inappetenza, per cui bisogna avere tutta un'alimentazione particolare, bisogna bere molta acqua, per cui si viene avvolti da questa energia particolare che bisogna imparare a fondersi insieme a questa energia, a fondersi con l'energia della Kasha, della biblioteca kashica, a queste energie molto molto superiori, che poi aumenteranno lungo il percorso della preparazione. Grazie per la domanda, Emanuele, mi è piaciuta, l'aspettavo. Sì. Poi lui vuole chiedere anche altre cose, è molto attivo come utente, mi piace tantissimo. Però la mia domanda, mia Sempre ancora, Emanuele che no, 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 ci sono diverse. La mia domanda, tu hai parlato dell'apertura del canale cristico, perciò in queste cose bisogna credere molto. Stiamo parlando della spiritualità, perciò Cristo come figura è molto importante, come maestro, però se una persona di una religione diversa, di una confessione diversa, quella che non ha fede in Cristo ma in altri maestri, come fa? Non può fare registri? assolutamente, certo che li può fare. Quando noi parliamo del pilastro cristico e diciamo cristico, non è che diciamo Gesù Cristo, va bene? Ok? Noi parliamo del cristico, di ciò che è il Cristo, va bene? E il Cristo è qualcosa che appartiene a tutta l'umanità. Gesù è divenuto il Cristo, così come tanti maestri spirituali che si sono incarnati sono divenuti il Cristo. Il Buddha non è solo Gautama, il Buddha. Tante persone hanno raggiunto la buddhità, cioè quella pace interiore, così come tante pers poche persone hanno raggiunto la coscienza cristica, no? Pensiamo ai grandissimi maestri, Paramahansa Yogananda, al maestro Saint Germain che si è incarnato tante volte, tanti maestri ascesi, tanti santi dell'Occidente come dell'Oriente, no? Tant'è, facciamo un esempio di Paramahansa Yogananda, veniva a conoscere i santi di tutto il mondo proprio per bearsi dell'energia cristica che esprime e emanano tutti i santi, per cui tutti gli esseri umani magari lo chiameranno in un altro modo, però sì, possono, insomma, ma comunque chi si approccia a questo tipo di conoscenza è spinto nel farlo, non ha quella domanda che si pone è di quella Va bene. religione o di quella. I registri akashici non sono cristiani, cioè i registri akashici sono dell'umanità. Noi lo chiamiamo pilastro di luce cristico, però magari in Oriente è conosciuto, veramente conosciuto come pilastro di luce cristico, se devo essere preciso, soprattutto in Tibet. Però se andiamo in India lo chiameranno pilastro di luce di Shiva. Facciamo un esempio, capito che ti voglio dire? Sì. Così poi in Oriente altre religioni, insomma, avranno le loro vie. Il Signore si manifesta sempre in ogni luogo, in ogni fede, in ogni religione. Io sai In cosa? questo Credo che momento, nelle altre adesso religioni scusa, vengono. ti faccio
Scusa tanto, Slavi, perdono. Ti faccio un esempio pratico. Da noi sono conosciuti come i registri akashici perché c'è stata la volontà di divulgazione di chi conteneva ancora in segretezza questo strumento. Questi sono gli ultimi discendenti dei Maya. Però a un certo punto, aprendo i suoi registri, questa signora si è trasferita in Nuova Zelanda e ha iniziato a diffondere questo concetto, questa tipologia di conoscenza. Ma questa tipologia di conoscenza noi la ritroviamo anche in India con la famosa lettura delle foglie di palma. Ci sei? Per cui è uno strumento che esiste, esisteva già fondamentalmente sia a Oriente che a Occidente. Adesso è Sì, però qui noi non leggiamo le foglie del destino, i fogli della palma. Noi non le leggiamo. diciamo che li leggevano altri per noi. Ok? Sì. Era un modo di lettura dei registri akashici. Va bene, interessante. Noi abbiamo qua come ospite anche Max Giunta. Ciao Max, e ti fa la domanda: esiste una relazione tra registri akashici e karma? O meglio, ciò che facciamo in qualche modo modifica il libro della nostra vita? Allora, innanzitutto tutto è correlato per forza di cose, non esiste cosa che non sia legata in questo piano, così come negli altri piani. Diciamo che il nostro vero libero arbitrio, come accennato prima, forse l'ho accennato, non è su questo piano il nostro libero arbitrio. Il vero libero arbitrio. Il vero libero arbitrio è nel momento stesso che noi decidiamo di incarnarci. Prima di incarnarci, noi tracciamo già tutta la nostra vita e le esperienze che dobbiamo fare affinché la nostra anima possa compiere quel passo evolutivo che poi ci servirà per la prossima incarnazione, se ci incarniamo, oppure se decidiamo di essere aiutanti per gli esseri umani, oppure di andare in un altro pianeta. Chiaramente, abbiamo anche il famoso libero arbitrio su questo piano, su questo pianeta, che ci può permettere ci può anche permettere di chiedere una certa deviazione o dispensa da una determinata esperienza. Questo è possibile, sì. Questo è Ok, possibile, interessante. bisogna averne consapevolezza, bisogna avere anche una grande conoscenza di come funzionano le cose. Hai dei bambini lì, che belli, sono grandi, piccoli, come sono? Quanti anni hanno? Sì, stanno ridendo guardando la TV. 18, no, 19 e 14. Si sente? Wow, sì, ma è Oh. bellissimo sentire questa gioia a casa tua. Ma Questo sono i gatti che corrono, si rincorrono, insomma. ci devi fare un bonus alla fine della trasmissione, ci devi far vedere un gatto, almeno uno. Speriamo che. Ok? Sì, dai, vediamo chi passa. Ecco, Dai, l'hai su, mi fai vedere un gatto. chiamato, l'hai chiamato, Qua ci sono tantissimi amanti di animali. l'hai chiamato. Lui è Ah, mio figlio, ciao! l'ho preso che era piccolo così. Che carino, bello. Anche lui ce l'hai sui registri? Ah, veramente non gliel'ho fatti mai, ma sicuramente abbiamo fatto un patto animico. Insomma, prima, quando eravamo di là, dall'altra parte, sulla scacchiera. Ecco. Bene, allora dai, continuiamo con le domande perché ce ne sono ancora tanti. Sempre Emanuele comunque sta chiedendo, visto che hai parlato delle meditazioni, se in particolare che tipo di meditazione preferisci e nel dettaglio come avviene la tua meditazione? Lui è molto curioso, vuole sapere Molto proprio curioso, Emanuele. che Allora, meditazione.
Ecco, lui è un maschiaccio, vedi? Allora va via, sarà una femminuccia, le altre due, le gatte erano più coccolose. Va bene, allora, dicevamo. Meditazione, in Allora, particolare che tipo di meditazione fai? mi piacciono tanti tipi di meditazione, ma tanti, tanti, perché ne ho fatte tante personalmente. Mi piace fare la meditazione con i maestri tibetani, per cui con i canti sacri dei monasteri del Tibet. Mi piace fare delle meditazioni con il mio sé superiore. Mi piace fare le meditazioni davanti allo specchio. Mi piace fare la meditazione davanti alla candela. Mi piace meditare camminando. Mi piace meditare guardando il mare. Mi piace far fare le meditazioni alle altre persone, perché poi canalizzo la meditazione e quella forse è anche una delle più belle, perché poi lascio fluire le parole, vibrazione all'interno di me e le espando energeticamente, non solo con la parola, perché poi cambia la tonalità della voce, vedi, già sto entrando in meditazione, per cui si espande l'energia, la sento, già sento tutto il calore nelle mani, la sto mandando a tutti gli amici di Bridge, a tutto il Che pianeta, carino, va grazie. bene? E tanti, tanti, tanti tipi, non è che ce n'è uno, diciamo. Sicuramente mi piace molto anche quella che faccio, è molto particolare questa, che la faccio con lo spirito del mare, ovvero mi pongo in una posizione da cui posso vedere il mare, ma osservo un punto fisso nel mare, sino a che sento proprio l'anima e lo spirito del mare, dell'acqua. Vi assicuro che è molto semplice, ma molto, molto potente. Per cui chi vuole può iniziare a divenire un grande alleato consapevole dello spirito dell'acqua, e poi non ti dico anche quella con il fuoco, naturalmente. Ecco, Che mi spoglio bello. l'organizzazione, mi graffia tutto, vedi, immagina. Senti, ma parlando delle sedute private, quando fai la tua seduta, per esempio, sei tu, io sono davanti a te quando facciamo le sedute o attraverso lo schermo. Per esempio, io quando lavoro con le guide, scarabocchio sul foglio. Quando lavoro con la medianità sono esperate, bla bla bla, parlo, parlo, parlo. Però tu hai gli occhi chiusi, aperti, disegni qualcosa, parli o scrivi, che cosa, come avviene? Allora, si può fare in tutti questi modi, ovvero puoi un attimo chiudi gli occhi, apri gli occhi, inizi a rispondere alla persona. Solitamente questa è la modalità che mi piace molto, perché poi sai, fluisce tutte le informazioni come fluiscono nel channeling, eccetera, eccetera. Ma mi piace anche scriverla, tutto quello che viene, poi lo leggo alla persona. Poi quando lo leggo io rientro riga per riga nell'argomento che stiamo trattando. Cioè da ogni riga poi viene fuori un papier, insomma, pagine su pagine. Attraverso registri akashici, cioè, si può lavorare anche con la guarigione, perché abbiamo accennato anche la guarigione akashica. Soprattutto, come abbiamo detto, è il primo passo da compiere, perché il primo passo si fa sul lavoro personale, per cui il lavoro personale va a sciogliere tutte quelle convinzioni, quelle limitazioni, tutti i voti fatti nelle vite precedenti, sino a rendere l'anima, la persona e lo spirito il più libero possibile. E questo è molto importante poi per chi è operatore olistico, ad esempio, questo canale di accesso, no? Ok, questo canale di accesso proprio con i registri akashici, per cui facendo la pranoterapia, facendo il Karuna Reiki, facendo
anche facendo i massaggi per chi fa i massaggi, o altri tipi di aiuto verso la persona, in connessione poi arrivano le energie necessarie, per aiutare la persona che ha chiesto aiuto a migliorare il proprio stato di salute psicofisico. Ma agendo direttamente, visto che i registri akashici sono comunque delle informazioni, non lo so se agiscono direttamente Informazioni. mandandoti energia. Aspetta, sono informazioni vibrazionali, ok? Ah, Sono ok. informazioni, in questo caso sono vibrazioni, informazioni vibrazionali, per cui io mi pongo da canale non solo per l'informazione, ma io mi pongo da canale per la vibrazione di guarigione che serve in quel dato punto e in tutta l'anima della persona. Ed Ah, è una cosa interessante. stupenda, meravigliosa questa. Per questo è molto importante una lunga preparazione, una lunga consapevolezza. Fantastico. Allora, vado a leggere. Allora, quindi noi prima di incarnarci abbiamo scritto insieme alle nostre guide la nostra vita terrena. Una volta Giusto. incarnati e scesi su questo piano, ci dimentichiamo e lo scopo della vita sarebbe riuscire a ricordare la missione che aveva scelto la nostra anima? Tu però fammi una domanda per volta, Slav. Allora, Va bene, allora. prima di noi abbiamo sì il colloquio con la nostra, con il nostro spirito guida, ok? Prima di scendere e di scegliere. Ma prima di scendere e di scegliere, noi siamo diciamo, in una grande stanza con tutte le persone che incontreremo su questo piano terreno. Per cui i nostri genitori, perché da loro dovremo apprendere delle cose, per cui li dovremo scegliere con delle caratteristiche e a loro dovremo insegnare qualcosa, ok? Poi sceglieremo il nostro fidanzato, la nostra fidanzata, sceglieremo il percorso, tutto nei dettagli, anche il primo bacio, la prima volta, il primo tradimento e così via. Perché abbiamo deciso di apprendere le lezioni, va bene? Decideremo chi saranno i nostri figli, ma siamo lì in questo grande stanzone con tutte le anime. Allora chiediamo, tu vuoi fare, hai le caratteristiche per essere il mio figlio, oppure tu magari farai mio nonno, tu sarai mio zio, tu sarai la persona che mi farà soffrire per tanti anni, perché io dovrò apprendere, la mia anima dovrà apprendere che cosa vuol dire la sofferenza, per cui non fare agli altri quello che io sto subendo, per cui mi aiuterà ad evolvere insensibilità, magari cosa che non ho fatto nella vita precedente. Magari sono tre persone con cui abbiamo un debito karmico che va pareggiato, e tante cose, per cui è molto ben programmato tutto e anche articolato tutta la serie di incontri. Ti dirò di più, il più delle volte decidiamo anche se abbiamo compiuto e appreso tutte quelle lezioni. Stabilito anche che dopo un tot ad anni la nostra anima può tornare di nuovo su da dove è venuta. Ok? Ok, ma vuol dire che visto che noi non ricordiamo più nulla nel momento della nostra incarnazione, vuol dire che per tutta la nostra vita stiamo cercando la nostra via, ciò che abbiamo conosciuto a livello dell'anima e ciò che abbiamo dimenticato con la testa. Esatto, noi non ricordiamo qui, noi abbiamo diciamo, tra virgolette, il brutto vizio di interagire con questa, per cui noi cerchiamo di ricordare qui, quando invece noi sappiamo tutto qua, ed è qui Certo, che dobbiamo certo. entrare, ed è qui che abbiamo la chiave della conoscenza, ed è qui che sappiamo ciò che noi siamo stati, ed è qui che sentiamo ciò che abbiamo portato dalle altre vite, perché noi qui siamo
la somma di tutte le nostre esperienze. Questo corpo, questa vita e come la viviamo. Questo conta principalmente. Poi ci sono delle situazioni che ci portano a vedere approfonditamente determinate vite precedenti, magari per risolvere delle tematiche ostacolanti di questa vita. Molto interessante, grazie Franci per la domanda che hai fatto, grazie mille. E ci sono tante domande. Paolo, io ti chiedo una gentilezza. Dopo, quando abbiamo finito la trasmissione, visto che ci sono molte domande, magari non riusciremo a rispondere a tutti, poi dopo, telefono in mano, li rispondi sotto la diretta, va bene? Rispondendo una a una, per non lasciare le persone senza le risposte, visto che sono così attivi e interessati. Allora, Qualche risposta la do, ma non tante perché sinceramente devo ancora accennare. ah, ok. Allora, la domanda che mi adesso non vedo che è scritto, scusate. Contestavi. Allora, Sì. Jimmy, ciao Jimmy. Allora, Jimmy, scrivi. un nome? Fascina. Ciao Jimmy, grande Ciao Jimmy. Jimmy, ti conosciamo, ciao. Un tuo grande seguace, Jimmy. Allora, sta chiedendo Jimmy, è possibile mentre si cerca di accedere a registri akashici finire in zone che non fanno parte di Akasha, come dice l'incatrozzo? L'incatrozzo, non lo so, questo è un linguaggio di Jimmy, magari intende qualcosa, Beh, qualcuno, Jimmy deve... dovrebbe essere un po' più chiaro, nel Allora, senso. la cosa è più chiara. È possibile una persona che quando cerca di connettersi con Akasha finire nelle zone di non Akasha, ma ricevere delle informazioni distorte, quelle che possono portare soltanto disastri? Però questo ne abbiamo parlato prima, abbiamo già dato la risposta a questo. Ok, per quello bisogna fare meditazione, vita sana, spiritualità per non finire nei buchi neri, diciamo. Ok. Comunque sì, essere sempre puliti per rimanere sempre in un canale pulito, va bene? Ok, Ok. allora poi, quindi con la lettura dei registri si può aiutare una persona autistica? Innanzitutto dobbiamo capire, non capire, dobbiamo vedere la cosa da un altro punto di vista. Perché quella persona ha scelto di essere autistica? Perché la mamma di quella persona ha scelto di avere un figlio autistico? Questo è un ragionamento più ampio. La risposta in questo caso la posso dare, anche se abbiamo detto di non dare dimostrazione. In questo caso la risposta è perché la mamma ha scelto di apprendere un altro tipo di comunicazione e un altro tipo di relazione con un essere umano. Per cui è una Ok. comunicazione di anime in questi casi, tra la mamma e il papà con un figlio autistico, insomma. Però possiamo anche aiutarlo da un punto di vista della domanda che è stata po posta. Però dobbiamo rispettare il contratto karmico che è stato fatto tra la mamma e il figlio. Certo. Senti, ma se iniziazioni non si può ovviamente fare a distanza, ma i consulti sì, perché qualcuno mi ha chiesto, ci ha chiesto, sì. I consulti, certo, questo sì, ma le iniziazioni assolutamente no. Personalmente ritengo la cosa una cosa, non voglio giudicare, ma insomma, abbastanza non corretta. Certo. Alessandra Taruffo, ciao Paolo, ma Ciao. iniziazione dei tre livelli che fai tu, consenti di essere poi autonomi nel farci le letture da soli? Se riesci poi ad entrare a livello di consulenze?
Allora, prima c'è da fare il percorso personale per 1, 2, 3 mesi, a secondo della persona. E per cui sono tutti, c'è un tempo in cui si fa la pratica solo personale dell'apertura dei registri akashici. Questo tempo serve a preparare la persona a rinascere in spirito, se la vogliamo proprio spiegare bene, come ci ha detto l'amato Gesù il Cristo. Ok? Questo permette, questo lavoro personale, proprio di far rinascere la persona ad un'altra, proprio una nuova persona con un nuovo concetto di vita, con un nuovo approccio alla vita, con un sentire profondissimo a ciò che è venuto a fare, no? Poi dopo è chiaro che sì, una volta che la persona è pronta, che ha fatto il proprio cammino, la propria evoluzione, che ha colmato il più delle proprie lacune, che ha una comprensione molto più ampia delle dinamiche degli eventi, sia personali che delle persone, allora saprà quando è il momento di essere veramente pronto. Perdonarsi attraverso la cascia all'aiuto degli altri. Ci sono tantissimi complimenti a te Paolo per questa serata, dicono che sai così tante cose, sei No, no, fantastico. no, non so Tu devi niente io. assolutamente poi leggere tutti questi messaggi, ok? Allora, il prossimo corso è ad Alghero in Sardegna il 28 di marzo. Per cui, per chi vuole, chi sente, prenda l'aereo e viene ad Alghero. E facciamo. Con mascherina. No, senza Ok. mascherina. Questa è tutta una barzelletta, ma lasciamo stare argomento. Dai. Ok. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo. Io ringrazio tanto Paolo che eri così tanto disponibile per questa serata, per questa intervista. So quanto sei occupato tra famiglia e lavoro che fai, hai trovato il tempo di fare queste interviste. Io ti ringrazio molto, come ringrazio anche la tua famiglia che per adesso è stata proprio messa da parte per non far sentire anche i gatti, tutti i gatti via. Perciò grazie mille, un Grazie a te, grandissimo abbraccio a tutti quanti spettatori e do ultima parola a Paolo. bene, grazie tante, Slavi, è stato veramente un piacere stare insieme, è stato un piacere poter portare un po' di conoscenza per la conoscenza che ho e sono semi molto importanti che noi lasciamo sia attraverso questa tipologia di comunicazione che abbiamo fatto, ma quello che facciamo e speriamo che questi semi crescano in tutte le persone, in modo tale poi da spargere alla loro volta questi semi di luce. Ti abbraccio forte, cara, e noi ci sentiamo presto. Un saluto a tutti gli amici di Bridge con affetto. Ciao a tutti, grazie, grazie mille e a A prestissimo a prestissimo. tutti, tutti, buonasera, buonanotte e buona cena Paolo. Grazie. Ciao, Ciao, ciao. ciao a tutti, grazie mille, grazie.